Assessore Venturi, l'ASL Romagna, l'ASL unica Romagna, quando è nata doveva essere così, una sorta di banco di prova per poi effettuare la stessa fusione che è stata fatta in Romagna anche nel resto della nostra regione. Il fatto che ad oggi questo non sia successo forse dà un po' conferma anche ai problemi che oggi solleviamo nella nostra interrogazione, uno dei tanti problemi. Diciamo che da quando è nata dagli albori l'ASL unica Romagna ha presentato difficoltà, ci abbiamo messo un anno per avere lo statuto, abbiamo avuto un cambio di direttore generale, dopo che la Guardia di Finanza nei primi mesi è stata a Ravenna a far visita alla neonata sede dell'ASL Romagna, ad oggi ancora ci troviamo che tutto quello che doveva essere unificato, ottimizzato a favore dei pazienti in realtà trova numerose complicazioni, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle prescrizioni per i medici di base. Partiamo dal software che non è stato accettato da tutti, ancora ci sono situazioni molto difformi all'interno della regione, all'interno della ASL unica Romagna, infatti a Rimini l'hanno accettato quasi tutti, a Cesena metà e metà, a Ravenna quasi nessuno. Insomma, cosa succede? Succede che comunque chi anche l'ha accettato in parte l'ha restituito per la farraginosità del software, per la difficoltà anche che ha trovato nel convertire i dati dei pazienti, nel convertire appunto le informazioni che si avevano, perché è di difficile applicazione, perché comunque ha delle grosse limitazioni che impediscono anche al medico di base di fare ciò che è meglio per il proprio paziente, perché infatti ci sono delle funzioni che non consentono al medico di base di prescrivere ciò che appunto è il meglio per il proprio paziente, perché ci sono dei blocchi, e quindi in realtà sembra più che questo strumento, come avevamo il timore fin dall'inizio che fosse, sia più appunto un software per controllare l'attività dei medici, per gestirla, per indirizzarla secondo delle linee che in realtà non vanno a vantaggio del paziente. Abbiamo problemi per quanto riguarda anche la gestione delle prenotazioni, infatti molto spesso non vengono rispettati i tempi di attesa nelle prenotazioni, nonostante la Regione dica il contrario, e anche quando succede ad oggi ci si trova purtroppo da parte dei pazienti a dover viaggiare all'interno della Romagna per poter effettuare gli esami o le visite nel minor tempo possibile, con il relativo disagio, perché soprattutto per quanto riguarda visite specialistico, anche ad esempio abbiamo fatto l'esempio nel question time della neurochirurgia, doversi spostare magari per alcuni cittadini fino a Cesena in presenza magari anche di dolori, di situazioni di disagio, di certo non è la situazione migliore che si possa presentare, soprattutto non è quello che ci si aspettava da una unificazione delle ASL, che in realtà avrebbe dovuto portare dei vantaggi nei confronti dei cittadini. Io la faccio breve, tanto l'elenco di tutti i disagi che ci sono stati segnalati è ben presente, ben elencato all'interno della nostra interrogazione. Chiediamo a questo punto cosa intenda fare lei, Assessore, la Giunta, per porre rimedio a questi disservizi. Attualmente 1573 medici su 3063, pari al 51%, hanno aderito alla cartella sole. Di questi, 575 medici stanno utilizzando regolarmente il software, mentre soltanto 18 hanno rinunciato all'adesione. Il numero elevato di adesioni, decisamente superiore rispetto alle attese, ha comportato la necessità di predisporre rapidamente le installazioni richieste. A parte le normali difficoltà tipiche nella sperimentazione e nell'adozione di nuovi strumenti informativi, non risultano all'assessorato problemi significativi di conversione dei dati. Attualmente tutte le informazioni contenute nelle cartelle informatiche adottate dai medici prima dell'adesione alla cartella sole sono state correttamente convertite per l'utilizzo nel nuovo applicativo. I 575 professionisti che utilizzano la cartella sole non lamentano di servizi quali quelli segnalati dall'interrogante. Con riferimento alla ditta Engineering Spa, si ribadisce che è stata selezionata al termine di una procedura a evidenza pubblica e che il prosieguo delle attività alla scadenza del contratto avviene nel rispetto della normativa vigente.
Per quanto riguarda i tempi di attesa, su oltre 52.000 prenotazioni erogate in Romagna dal 1 gennaio al 4 febbraio 2018, oltre il 96% sono state garantite entro i tempi standard, 30 giorni per le visite, 60 giorni per le prestazioni di diagnostica strumentale. Non lo so, o viviamo in due regioni diverse o parliamo evidentemente con persone molto diverse, anche con rappresentanze diverse, perché comunque quando parliamo non solo con i medici di base, ma parliamo anche con le rappresentanze ufficiali dei medici di base, che effettivamente hanno lamentato quello che abbiamo riportato nell'interrogazione. Per fare un esempio su tutti, ad esempio per quanto riguarda i referti della cartella sole, del fascicolo sanitario, questa consente la lettura dei referti ma non consente la lettura delle immagini, quindi ha ulteriori ad esempio spostamenti per i cittadini che devono anche andare a ritirare i DVD qualora si tratti di radiografie piuttosto che TAC, piuttosto che insomma comunque tutti quegli esami che necessitano di una lettura anche delle immagini, quindi difetti evidentemente ce ne sono. L'aumento della burocrazia che diminuisce, cioè aumenta magari i tempi di lavoro del medico, ma non a favore del cittadino, ma a discapito del cittadino, e purtroppo per assolvere a dei doveri burocratici ci sono stati segnalati. Così come per quanto riguarda il CUP, oltre all'aumento dei tempi di attesa proprio quando si fa la telefonata, e questo ci è stato segnalato da numerosi cittadini, mi perdoni assessore, ma se per rientrare nelle statistiche e dire quanto siamo bravi a rimanere nei tempi d'attesa, poi un cittadino si sente rispondere al call center, guardi, le liste sono chiuse, richiami fra una settimana, e poi quando si richiama dopo una settimana il cittadino si sente dare l'appuntamento nei tempi prescritti per legge, in modo tale che quella prima telefonata non rientra poi nelle statistiche, lei capisce che non sono statistiche volte a valutare le prestazioni ed eventualmente a risolvere criticità, ma sono statistiche che servono solamente a dire quanto siamo bravi, e poi in realtà la percezione comune non è la stessa. Comunque noi continueremo a tenere monitorata la situazione, se ci arriveranno altre segnalazioni noi eventualmente gliele gireremo in maniera diretta, perché visto che a lei non risultano, così vediamo chi ci racconta che cosa, in quale maniera, ed eventualmente cerchiamo di capire quale sia effettivamente la realtà. Le ripeto, purtroppo per i cittadini quello che racconta lei in realtà non voglio dire che non esiste, perché mi sembra un termine esagerato, ma di sicuro non corrisponde esattamente alla descrizione che ha fatto lei.